Salve a tutti signori, nuova puntata di questa serie su FIFA 20. Il sogno rumeno continua con il nostro accademico Vinceri. Ho fatto delle mosse troppo youtuber, ma va bene. Ok, allora, questa sarà una puntata soprattutto di calciomercato, perché vediamo proprio l'inizio del calciomercato. In tutto questo volevo ovviamente fare un saluto prima di iniziare il tutto, me lo stavo dimenticando e lo vado a pescare nei commenti, perché saluto King Lion Production che mi fa i complimenti per video della carriera e mi ha detto insomma che ha iniziato anche lui a fare video sul canale. Andate a dare un'occhiata, io non l'ho visto ancora, però casomai provo ad andare a dargli un'occhiata. King Lion Production, bocca al lupo per il canale. Avanti. Detto questo, direi allora calendario. Allora, avremo la partita con l'Hermannstad in pieno calciomercato, quindi a questo punto l'idea mia potrebbe essere arrivare proprio a giocare la partita e fermarci lì gli ultimi due giorni. Se avete delle idee, qualcosa di calciomercato e volete suggerirmele, volentieri. Andiamo a noi, allora. Io intanto andrei avanti. Allora, il mio obiettivo, intanto proprio primissimo obiettivo anche di necessità, è prendere Nicolas Benedetti in sostituzione di Manquello, che a fine anno saluta e se ne va e si ritira. Ora, non è che ci mancano i centrocampisti, abbiamo qua Figueira, Vestergaard, Holm, e intanto sono le riserve, sono lì, ok, niente di crescita. Poi, volendo, Katargiu, ma quello deve maturare un po', arriverà più avanti probabilmente. E, vabbè, altri centrocampisti ne abbiamo. Comunque, cose insomma arrivano più avanti, serve poi un sostituto nell'immediato e Nicola Benedetti è perfetto. Ho provato al corso puntato un primo tentativo, diciamo un primo approccio, una prima trattativa, è andata malissimo perché ho seguito i consigli del gioco. I miei consiglieri mi dicevano: può finire fra 11-12 milioni. Io ci ho offerto 12 milioni, ma ha sputato in faccia letteralmente. Comunque, vediamo. Allora, offerta e prestito di Simon Blaha, no, o almeno aspetto un attimo, perché uno dei miei obiettivi c'è Emmanuel Sabbi, può giocare anche sulla sinistra, quindi eventualmente riesco a prendere Emmanuel Sabbi. Potrei portarlo alla sua sinistra. Altro poi ragionamento riguardo agli allenamenti: Skovgaard sta crescendo bene, giovane, forte, ottimo prospetto. C'è un solo problema, lo faccio vedere, è la velocità scatto 81, che cresce anche molto lentamente, cioè prima che arrivi a dei livelli che serve a me potrebbe volerci tanto, considerando il fatto che nella squadra primavera ho un giovanissimo Kelly, che scusate, porca miseria, ho sbagliato, allora vivai, nella squadra primavera ho Oscar Kelly, che si fa potenziale a 68-88, è strano sta cosa del potenziale. Però a 15 anni, è già un 64 di overall, a 15 anni c'è l'azione 73, cioè questo potrebbe crescere parecchio bene, e cresce molto di più, no, sta crescendo adesso molto di più rispetto a Skovgaard. Skovgaard potrebbe essere un'idea venderlo? Non lo so, vediamo. Comunque, andiamo avanti. Bla, per ora non posso permettermi il prestito. Io quello che vorrei fare, allora, Omar in prestito, ok, Omar va in prestito, tanti saluti. Il Brentford, attenzione, offerta per Borcherai. Oh, bene, Borcherai volevo venderlo onestamente, perché insomma non è un,
è vecchio, c'ha 32 anni, abbiamo il giovane che sta diventando bravo quanto lui, direi di sì. Fra 1100 tratto io, allora io voglio provare a trattarlo, voglio provare a trattare un po', onestamente valore 1300, ma fra 1100 allora rinegozia, facciamo 1300 il valore di avanzo offerta, ok. Il valore suo di mercato va benissimo. Quindi Borgherai ci saluta. Io voglio vedere un attimo se il portiere, quello che sto allenando, l'ho effettivamente portato in prima squadra, quello che al momento sarà il secondo di Akbulut. Sì, Ripanu, tanto 1,96 di portiere questo, e 68, c'è tipo due punti dove ero sotto a Borgherai, e ha 17 anni. Allenandolo e dai, insomma, direi che ci arriveremo a un buon livello. Vedo che stanno crescendo un po' i miei giocatori e la cosa non mi dispiace affatto. Quindi, a questo punto, andiamo avanti. Avanziamo un altro po', vabbè, arriverò. Fermo, che devo fare allenamento? Allora, questi qua, ecco, Kelly... Questo già può arrivare a 69. Guarda quello quanto. Allora, facciamo una simulata. Vediamo se effettivamente crescono in maniera come si deve. Vediamo. Simula. Sì. Qua. Vabbè. Mettiamo così. Skovgard me lo tengo un altro po'. Ripanu fra un po' arriva. È a 69. Fra un po' arriva a 70. Continua a dire. Borgherai non ne abbiamo bisogno, Ripanu sarà un ottimo secondo. Tanto andiamo avanti, vediamo se ferma, io voglio vedere una cosa. Fermi. Allora, io volevo questo, allora, purtroppo non avendo tanti soldi, le operazioni che possiamo fare sono soprattutto in previsione prossima stagione, ecco. Allora, quindi direi trasferimenti, hub mercato, voglio vedere se è disponibile la sua trattativa con... È disponibile con Sabbi, quindi presumo che anche con Buon Benedetti si sia sbloccata, presumo. Oh, ecco qua, Nicolas Benedetti, vabbè, ma lo consiglio, fra 11.500 e 18.000, lo stipendio prende 56.000, sei scemo. Allora, io contatta per acquisto. Faccio sto sacrificio, 56.000, e provo a dargli 50 di bonus. Vediamo. Allora, da cruciale, ovviamente. Sempre il primo 80 di overall. Ok, 5 anni. Ok, lui dice 3, io gliene dirò 4. E lui accetterà come al solito, perché i meccanismi di FIFA sono sempre quelli. Ignoriamo clausola rescissoria, non puoi dirmi tu quanto vuoi, no, va bene, allora facciamo, ci offro quello che prende, 56 e di bonus di ingaggio facciamo 50, sì, avanza offerta, gli sembra equa, a posto, forse l'abbiamo strapagato, ma va bene. Nicolas Benedetti per l'anno prossimo, ok. Allora, credo l'hanno già, allora, ricevute, l'hanno Borgherai ancora devo trattare, farei dire, comunque arriveranno altri soldi da Borgherai. Bene, e già ci siamo assicurati il ricambio di Manquello per l'anno prossimo, e già questa è una cosa abbastanza importante. Emanuel Sabbi trattare adesso, voglio provare. 4,40 per... Davvero? 4,40 di budget? Ok, per carità, va bene. Allora, trasferi... Allora, veniamo per Emanuel Sabbi, se... Allora, questo, perché questo io stravedo per questo qui. Questo potrebbe essere una grande sorpresa del... Una grandissima sorpresa.
sto Emanuele Sabbi, non lo so, io qualcosa mi... Ah! Altre idee, poi vabbè, c'era, mi sono fatto a telecamere spente un giro per quanto riguarda giocatori anche a poter prendere, diciamo, in a costo zero, diciamo, come prima. Allora, qua Giannis Agi, lo sto facendo osservare, con Giannis Agi già viene fuori qualcosina, potrebbe non essere male. Giannis Agi, figlio, dovrebbe essere figlio di Giorgio Agi, se non mi sbaglio. Qua avremmo Bogado a costo zero, eventualmente può vendere. Qua interessante, avremmo un interessantissimo Jonut Andrej Radu, portiere 89 overall, 24 anni d'età. Allora, sarebbe una gran bella cosa. Ok, sarebbe una gran bella cosa. C'è solo un problema: noi in prospettiva come portiere non siamo coperti. Siamo un po' coperti come portiere in prospettiva, perché abbiamo Akbulut 74, abbiamo portiere della primavera, non mi ricordo come si chiama, comunque non dimentico sempre. Dite voi, secondo voi è il caso di provare a ingaggiarlo a costo zero, o ci terremo quelli che abbiamo, che comunque in prospettiva futura cresceranno, soprattutto con la primavera crescerà anche bene? Non so, ditemi voi, forse è meglio magari concentrarsi su altri ruoli. Vabbè, c'è un sogno che sarebbe acquisto ignorante, che forse non converrebbe, però... Allora, io ho appena visto, girando, ho visto una vecchia conoscenza del campione d'italiano che si libererebbe a parametro zero. Edu Vargas! Signori, Edu Vargas si potrebbe liberare a parametro zero. Centrocampista, non so quanto converrebbe, 32 anni, ok. L'ingaggio non so neanche quanto prendo, devo essere sincero, posso vedere 63 mila, questo piglia tanto l'ingaggio, piglia tanto. Si può provare a vedere, magari a tirare un pochino con le somme, però magari potrebbe essere un buon acquisto. Non so, ditemi voi al riguardo. Ditemi voi, buono per il centrocampo, una guida spirituale, certo durerebbe poco, 32 anni, 1-2 stagioni ci faranno di più, però sarebbe molto romantico, sarebbe meraviglioso. Abbiamo anche la possibilità di un Jesús Angulo, terzino sinistro, che volendo nell'immediato inteso come prossima stagione non sarebbe malaccio. Il problema è che già terzino sinistro sarei coperto, sia nel presente che nel futuro sarei coperto, non a questi livelli, ma sarei coperto. Non lo so, valutate, ditemi voi, potrebbe essere un'idea. Hernani in Thiago Omrani, questi sono poi tutta una serie di giocatori che non so francamente che fare. Vabbè, questo Rodriguez sarebbe ottimo, ma non credo, e infatti sarebbe da pagare il cartellino, e al momento siamo messi malino. Allora, io quello che farei adesso, proverei, tanto comunque eventualmente di poi, voglio provare i trasferimenti. Perché voglio provare l'acquisto di Sabbi, voglio provare Emanuele Sabbi, anche se anche la ora qualcosa a me fa pensare che questo potrebbe veramente diventare una bestia. 94 accelerazione, 93 velocità scatto, 95 agilità e 96 equilibrio, elevazione 99. E poi vabbè, adesso controllo di palla un po' così, però vabbè. Non so, io... Cioè questo va, questo sugli spazi va via e non... Non lo prendi manco se gli spari, probabilmente. Però, cioè... Ragioniamoci, non lo so. Allora, facciamo una cosa.
Voglio vedere un attimo la situazione della nostra squadra rosa, se c'è qualcuno che possiamo dargli in cambio, come scambio giocatori. Allora, potremmo dargli Donando, Merloi, Strad. Qualcuno c'è, non sono giocatori di grande valore, però qualcuno c'è. Proviamo un po'. Allora, Ab Mercato, Emanuel Sabbi, contatta per acquistare, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, ok, scambio giocatori, difensori centrali, George Donando. Donando, ci piace Donando? No, Donando non mi piace. Altro ruolo, attaccanti, ali, centrocampisti, attaccanti, ali, centrocampisti, ali. Merloi non gli interessa. Ok, altro giocatore che c'ho, come potrei provare dagli Skovgard? No, però non lo so, Skovgard potrebbe non valere la pena. Kovalcic, Strad, oh, Strad l'accettano. No, senti, 3-6 se ti va bene, 5-9 con la rivendita, controfferta, di negozio e cartellino, 3-8 avanzo offerta, 6.000 aumentò, vabbè, ciao, tanti saluti, mi dispiace, no, niente, niente, Emanuele Sabbi ancora, per Sabbi ancora non ci siamo, vabbè. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa succede. Magari si sblocca qualche cosa, arrivano delle offerte, non saprei. Vediamo un po'. Ok, delle offerte arrivano. Borghera è venduto. Ok, ritira l'offerta per Plaha. Dispiace. Comunque, Borghera è venduto. Cosa che porta il nostro budget a 5 milioni e 26. Dico, allora, se, infatti è questo. Se non ci sono giocatori veramente valevoli, diciamo, non so neanche se vale la pena spendersi soldi. Cioè, Emanuel Sabbi mi sembrava uno veramente veramente valevole, però c'è tanto mi chiedono per quel giocatore, mi chiedono davvero tanto. Volevo fare un giro all'Hub Mercato. Io sono sempre lì, l'idea, il portiere potrebbe essere una buona idea, oppure beh, l'arrivo romantico di Edu Vargas potrebbe avere qualcosa di meraviglioso. Potremmo provare un'operazione un'operazione finanziaria di Lucas Bogado. Lo prendiamo a parametro zero per venderlo, fondamentalmente, perché non ci faremmo tanto, molto chiaramente, insomma, ho giocatori tutti i miei giocatori sono più a centrocampo, intendo quasi tutti sono più forti di Bogado. Sarebbe un'operazione puramente commerciale. Lo prendiamo, parametro zero, si mette in vendita, lo si vende. Tanti saluti. Radu, questo è un signor portiere, tra l'altro anche rumeno, quindi rispetterebbe molto anche quella cosa di... problema è che hanno 1,88, io c'ho, c'ho il portiere 1,96 dalla primavera e non saprei. Facciamo questo, andiamo avanti, andiamo alla prossima, andiamo alla prossima finestra, al prossimo allenamento. Interrompi per favore. Oh, allora andiamo al prossimo allenamento, No, ho sbagliato bottone. Scusate, ho sbagliato bottone. Ok, allenamento. Ripanel, vai. Ok. Oh, mi sale di un punto overall Skovgard. Sale 82 velocità. Kelly arriva a 69 di velocità scatto. Ripanu farà molto, arriva a 70 overall. E quindi
Andiamo avanti. Scusate che mi stanno spuntando robe. Ok. Scusate. Scusate un attimo l'interruzione. Comunque, sessioni completate. Io onestamente non so. Allora. Allora, trasferi. Voglio vedere un attimo la situazione. Trasferi. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa. Chi è Francesco Cragno? Chi è costui? Non lo so. Allora, Park Jun In. Causa ci sono di 320.000. Ma sono 4 lire. E non mi sembra proprio così. Ah, scusa. 320.000 euro di causa rescissoria. È possibile anche lo prendiamo, lo vendiamo e ci facciamo soldi, eh. Allora, Kim In Seong. Questo non ha clausola rescissoria, mi sa. Però non mi sembra neanche to. Kong Wan Min. Thomas De Peña. De Peña. Sin Se Jie, 31 anni. Vabbè, ma tutti giovanissimi becchiamo, eh. Allora, Kevin Alvarez, niente, questo ancora. Victor Mora, niente. Allora, aspetta, allora c'è Andres Catalan, José García, detti che quanto non è, in caso di cifra quant'è? 630.000. Scusa, sembra che faccia proprio schifo abbastanza, però vabbè. Eugenio Lara, amami Lara, no, mi sono ricordato, che cosa brutta mi sono ricordato. Allora, Young and Ben, questa faccia molto da figaccio, portiere trentenne, questo è Choe Yeonjun. Choe. Niente, pronto a giocare. No, non lo seguo. No, io voglio. Ben. Alan Cardenas. Non mi sembra sto gran fenomeno. Manuel Balda. Javier Rojas. Ana Garcia. Sono tutti i giocatori. Un attimo. Mauro Quiroga, 1,91. No, non è, se fosse stato in scadenza. Allora, Nidong. Aspetta, però questo Lee Dong Won. Era 1,96. Dong Won, però mi ha piantato. Nanjeon. E questo è costui Kim So-wong. Kim So-wong, lo seguiamo. Kim So-wong. Lee So-bin, che sembra più un mucolitico che un giocatore. Questo è Omesh Patla. Jin. Come chi cacchio sei tu? Jin Seong Wok. Vabbè, senti, ho capito. Per te sono tutte difficili che ti possano. Allora, io. Andiamo. Allora, qualsiasi novità. Qualsiasi ruolo. Qua mi danno quelli che. No, tutti hanno rinnovato? Il Castrosango, tutti hanno rinnovato? Allora, e Cragno. No, questi mi ha fatto. Aspetta. Adam Taggart. Taggart. Ah, seguilo Taggart. Dai, seguilo Taggart. Allora. Balda di Dodondo Wong. Mauro Quiroga. Ah, sapete quale discorso? Vabbè, il problema è che è piantato a terra. Però per adesso non sarebbe male.
Son Bin, questo il Querétaro, no? Jefferson in triago, questo potrebbe essere un altro buono qui, però, ma questo è buono. Questo è su Sangulo per il prossimo campionato, è buono questo. E il prossimo campionato è buono, sì, va bene, sentite. Ok, andiamo su quelli che ho del lab mercato e su Sangulo per l'anno prossimo, dai. E su Sangulo per il prossimo campionato, è anche giovane, cioè cacchio conviene. Ripeto, io per il portiere qua io non Andrei Radu, volendoci, cioè così per sé potrebbe starci come acquisto, nel senso è forte di un 80 overall, per l'anno prossimo a parametro 0, rumeno, ha tutti i requisiti. C'è un solo problema, io c'ho un giocatore, c'ho portiere dalla primavera che sta arrivando, portiere sta arrivando alla primavera, che onestamente in prospettiva mi sembra meglio, anche perché questo è un alto 1,88, quello della primavera è 1,96, cioè 8 cm di altezza di differenza fanno, ragazzi, guardate che fanno. Poi beh, io dico sempre, chiedo anche tu, Ionisagi, ditemi voi, a me sembra interessantissimo, sempre in prospettiva futura, acquisto di Ionisagi potrebbe interessare, anche perché può giocare in molti ruoli, può giocare in attacco, sinistra, destra, può giocare a centrocampo, cioè altro ottimo acquisto, non lo so. Allora Agi, tanto 20.000 di valore giocatore, è in prestito, non è possibile. Non è possibile intavolare una trattativa per una sua eventuale cessione. È in prestito, non lo possiamo trattare. Vabbè, quindi niente, Ionisagi. Poi per futuro ditemi comunque che me ne sembra Ionisagi eventualmente. Poi per me potrebbe essere sì, ecco. Ripeto, io il terzino, era destro o sinistro? Mi ricordo tra l'altro. Porca miseria, me lo son perso. Dov'è il terzino? Aspetta, Stage? Questo no, niente. Dov'è il terzino? Sambi, benedetto. Scusa, facciamo che. Ecco, facciamo così, Che io c'avevo il terzino. Lino, Maiada, Salcedo, Opare. Dov'è il terzino? Era sinistro, credo. Terzino sinistro, ok, bang, vinti, ecco Jesus. Hanno tra l'altro i fratelli Angulo, dopo Brian anche Jesus, ci potrebbe anche stare, va bene, dai, vai, trattiamo Jesus Angulo con il terzino sinistro. Questo comporterebbe poi l'anno prossimo la fuoriuscita di, non lo so, qualche terzino, non lo so, comunque vediamo. Allora credo, vediamo un po', ruolo squadra importante, sì, ma vuole essere addirittura cruciale, vabbè, accettiamo, va bene, cruciale. Facciamo 5 anni che resti con noi forever and ever, va benissimo, ignoriamo clausola decisoria, oddio, proponessero mai loro, facciamo allora 15 e bonus di ingaggio 20. Mi sembra equa, io gli ho detto quella attuale, adesso prende 15 gli do, perfetto, e anche terzino sinistro è coperto. Vabbè, direi che stiamo andando alla grandissima, piuttosto voglio vedere se per caso fra i terzini destri che abbiamo in hub mercato c'è qualcuno che potrebbe fare a caso nostro anche in prospettiva. No, Brannagan no, Lima c'è, cioè, caso è stato di 1.900.000, ma io non so questo com'è, poi 27.000, nah.
Vabbè, niente, facciamo che andiamo avanti ancora un po'. E vediamo con calma, con molta calma, interesse per Godinez. Beh, no, ah no, 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 aspetta, no, 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 ho sbagliato. Vabbè, vediamo, interesse per Godinez, Godinez, e vabbè, il servette, ci faccio prendere il servette. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Tra l'altro vedo, allora, terzo posto, 3 punti. Fermo che devo fare allenamenti, fermi che devo allenare, vai ragazzi. Ripano mi va a 70 overall, proprio, lo vedete, appena venduto Borghera e Ripanu 70 overall, direi siamo a posto. Kelly è arrivato overall 65, si è scatto ancora bassino, però vabbè. Skovgard gli ci vuole un po' per arrivare a quel livello di overall, però vabbè, vediamo. Allora io andrei ancora un po' avanti, non so quanto. 5, 4, fermo, interruzione, interrompi che ci sono dei resoconti. Allora, ci sono dei resoconti su Bilal Omrani, un 72 d'overall, bello, questo proprio non mi serve, Omrani, mentre Jean Sylvain è un altro che non mi serve, e rimuovi dalla lista. Ok, fatto, semplice, easy. Attenzione, Yanni Saggi, ora ce lo dicono quant'è, e la pepina, un 80 d'overall, è in prestito al Montpellier. Vabbè, che Prindiatta non è che scade, non scade manco per il cavolo. Vabbè, Edu Vargas lo conosciamo, Axel Werner non saprei. Allora, io direi a sto punto, non so, avanziamo fino alla partita intanto, vedere se succede qualche cosa di particolare, di interessante, un po' così, insomma, ecco. Vabbè, faccio la conferenza stampa, ce la facciamo con tutta la calma di questo mondo, gli facciamo la conferenza stampa, tutto bello. Allora, come era, io guardo il simboletto, riuscirete a non commettere, non commetteremo gli stessi errori, non si è mosso manco una. Allora, no, non sarà facile, abbiamo il dovere di provarci. Allora, cercheremo di bissare il successo, di cosa non me lo ricordo, ma va bene, ok, abbiamo un poco alzato il morale della squadra. Ora, per quanto riguarda l'immediato, la squadra è pressoché immutata. Quello che è interessante vedere, allora andiamo un attimo, hub mercato. Ora, teoricamente io adesso avrei soldi per Sabbi, però non so se effettivamente ne valga la pena, nel senso, secondo me a questo punto, perché tanto non è che ci mancano i giocatori a quel punto di vista, potrebbe valere la pena aspettare e vedere se tre di meglio, insomma. Qua c'è Usman, guarda, la scissione è pazzesca, Yanni Saggi, ho sempre, allora visto, non saprei, io sono sempre tentato da Jonut, Andrei Radu mi tenta onestamente, cioè potremmo prenderlo davvero a parametro zero, mi tenta davvero tanto buon Jonut, Andrei Radu, e avremmo un portiere forte subito all'immediato, magari Akbulut, potremmo tra Akbulut e il giovane primavera venderlo, vado a darlo in prestito.
non lo so. Magari se Giovane Primavera cresce tanto potremmo vendere Akbulut e tenerci Giovane Primavera e Yonut, Andrei Radu e Radu. Comunque, non lo so, dite voi, io questa è una cosa lascio a voi, lascio a voi, chiedo voi il consiglio, ditemi voi cosa ne pensate. Allora, andiamo alla partita con l'Hermannstadt. Con i giocatori, tutti quelli che... Ok, lo bianco non è così. Vabbè, stanno tutti freschi e riposati perché non giocano da due vite e mezzo. Vestergaard, si è tirato un po' su Vestergaard, non lo so, però vabbè, intanto è lì Figueira, va bene. Io c'ho questo Merloi che ce l'ho qua in mezzo alla rottura di scatole, questo, se lo vendessi onestamente ne sarei contento, come Strad, come sto Strad che non me ne faccio nulla. Tanto è Simi, mi sta crescendo pure benino qua, buon qua. Marcelin e Simi qua, portiere Ripano, ok. Kovalcic, questo è un altro che io l'ho tirato su, però non so. Sapete che c'è, va, scusate un attimo. Kovalcic lo vendiamo perché quella fascia ne ho talmente tanta di quella scelta in anche in prospettiva futura che non ha veramente senso tenerlo, quindi Kovalcic lo vendiamo. Tanto sto vedendo che abbiamo un sacco di giocatori in giro in prestito, tra l'altro Civitanovic, ridendo e scherzando, comunque sta crescendo, bravo bravo Civitanovic, che mi paga anche un bel toro, se non mi ricordo male, Civitanovic, ma comunque vabbè. Allora, ma dov'è? Ecco, Kovalcic. Questo francamente non abbiamo... Ah, è già nella lista trasferimenti, benissimo. Quindi non lo vuole nessuno, perfetto. Va bene, allora a sto punto non abbiamo altro da fare. Andiamo alla partita di oggi. E vediamo un attimo da farsi. Dobbiamo vincere, come sempre. Dai ragazzi. Ok. Avanti. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi. E qua per il giocarlo se non avanza la partita, non sto neanche a sentire cosa dicono. Mentre mi sa che è infatti, scusate, ecco, meno male. Meno male che me lo sono ricordato perché stavo per. Perché stavo iniziando la partita con l'audio della partita stessa, attaccando che avrebbe sovrastato. Comunque. Signori, andiamoci a portarci a casa questa vittoria. Dai ragazzi. No. Meno male. Appoggiati lì, benissimo. Da sulla fascia. Va. Ok. Nostra, prendila, benissimo. In mezzo. No, papà. Brian. Dai che l'anno prossimo viene tuo fratello Jesus e la famiglia si riunisce. Gli Angulo Brothers. I padroni di casa. None. No, sta e la brella lì. No, fermalo. Non è bene, male. Fermalo. Buono l'intercetto della difesa. Ok. È andato vicino al gol. Manquello sul primo palo. Bene, manda questa palla, bravissimo Manquello. Chi la prende? Bene. Sì. Allora. Non è. È arrivato subito il gol dell'1-0.
Bene. Dietro Benissimo, noi l'angolo, sempre, ma non sorpresa possiamo mai iniziare Pirlo, bene una tiro sbagliato, partita, secondo iniziamo a pallone, passare un vantaggio, dominio dall'inizio, no, dobbiamo sempre ed ecco iniziare Dybala che male, va per prendere dobbiamo il sempre pallone. iniziare sotto, se no non ci svegliamo, va bene, signori, dico, ci svegliamo, ci dobbiamo Prova a fare il fare, che ne cavolo. dite? Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Spazio per andare. Metti in Mezzo. mezzo con questo pallone. Inzaghi, vedi? Oh, gente, ci Incredibile. serve lo schiaffo Incredibile. iniziale, ci Pirlo serve ancora con la sempre. testa a Ci serve festeggiare. sempre quello schiaffo Dybala iniziale per incredibile svegliarci. concentrazione che si è rivelato. E mi sa che l'ha messa Bailey però. Mi sembrava Brian, invece è Bailey, mi sa. Mi sa che è Bailey. Molto bravi nel capitalizzare questa palla Mi in sa gol. che è La rimessa Bailey, va in dentro, spostata da Dio, mezzo. l'ottimo cross dalla fascia. Pappete. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. Dish. Era nel posto giusto al momento Dish. giusto. La spedisce in Allora, fondo alla rete. bravo Dietro Mason. per l'angolo il suo. Bravo Mason 1-1. Dunque, Oh, 1-1. adesso andiamo a vincere. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Di là. La tua mamma. Perdono palla banalmente. Ma Raducano, no. Raducano rientra su quel. Nuovo giro di pallone. Ne 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 ne
Va bene. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se 20 minuti 2-1 per loro. Punteggio cambiato. Le difese ottime, devo dire. Qui il difensore più aggressivissimi. Ah, e là, Raducanu, Raducanu, Radu, Raducanu, Raducanu. No! Ma quello gli ha buttato comunque giù a terra. Ma ha buttato un giocatore a terra senza motivo così. Però vabbè, per sport. Vabbè, comunque. Non è. Oh, qualcuno ci può andare a favore. Non è. Sì, vabbè, però, porca miseria. Io ho messo a leggenda, Vabbè. Ma bene. Bene, bene, benissimo, benissimo. Benissimo. Per favore, possiamo. Oh, adesso gli dai la sua latina. No, niente. Vabbè. Dai. Non è. Paghetto, paghetto. No, andà via sta palla. Pallone che finisce fuori, si riprenderà con un corner. La squadra è sotto shock per qualche motivo che mi sfugge. Manda via sta palla. Ole, a posto. Se questi fanno una giammelina, va veramente, siete indegni, dai, fate giammelina alla fine del primo tempo, siete indegni. No, sì, vabbè. Meglio da questo replay. Non so onestamente se volesse angolarla così tanto, in ogni caso ne è uscito. E con questo va bene. Aspettato, si chiude dunque il primo tempo. Non so cos'altro dire. Non so veramente cos'altro dire. Ma è mangiata male. Non stiamo riuscendo a fare gol sia uno. Allora provo a fare un cambio di istruzioni per quanto riguarda i terzini. Allora, equilibrato, Gaber equilibrato, e così si sovrappongono pure loro, tanto ormai 4-1, gol li prendiamo perché li prendiamo lo stesso, quindi tanto vale, cercare di avere l'aiuto a me nei terzini per segnare, comunque, vediamo che riusciamo a fare, Gaber. Mandavi, grazie. Oh. No. Ehi. Benissimo. Gaber è tua. Ma quando mai. Oh. No. Beh, prendi la put. Prendi sta palla. Fallo un tuffetto. Ne vabbè, put. Porca mia. Manda questa palla. Oh, grazie. Che pa... Niente, non... Attenzione perché è pericoloso. Possiamo, per favore?
Akbulut. Oh, grazie. Bomba. Lunga, avanti. C'era qualche dubbio sull'esito positivo della trattativa, ma alla fine sono riusciti a trovare l'accordo sia con il giocatore che con il club. Ma quello buttato a terra a palla lontana non è fallo? Cioè, va bene, sapete voi. Di là. Ah, benissimo. Di là sulla fascia, di lì. Benissimo. Di là come poni, bene. Bene. Il portiere para qualsiasi cosa. Va bene. Primo palo. In mezzo. Vai, così. Oh, dai, prendi sta palla. No. Va via, ha segnato Raducano di testa. Vabbè, che alto. Si era. È Maurizio o Raducano? No, mi sa che è Maurizio. No, è Raducanu, è il nostro caro Cornelio Raducanu, dai. Dai, diciamo che la... Almeno ci abbiamo un po' di onore, signori. Dai ragazzi. Un attimo di cambi, scusate, perché sì, allora Manquello mi sta morendo in campo, quindi direi ci mettiamo Holm. E Vestergaard al posto di Moldovan. Per l'attacco... Non lo sto vedendo particolarmente in forma, quindi più avanti fra qualche minuto provo l'ingresso di Blaha e vediamo un po'. No, meno male, male. Non è... Oh, avanti, ripartiamo. Di là. Su. Benissimo. Brian. Occhio al suo movimento. Benissimo. Può colpire da lì. Mezzo. E dai. 4-3. Vai a prendere sta palla. Vai a prendere sta palla. Bravo. Come possiamo apprezzare meglio la Bravo Dondo. Bravo Dondo. 4-3. Altro a te, il rimontone accademico è possibile. Vediamo cosa fa ora. Dalla via, e passano. Porca miseria. Sta per scoccare il novantesimo, mancano 3 minuti alla fine. Dai, dai, vabbè, stanno ribaltando il pronostico della vigilia, anche 5 a 3 in porta, da loro ragione. 2 minuti recupero, 5 a 3 il risultato, minuti recupero andando 2. Vabbè. 8 gol, 2 minuti recupero, va bene. Mezzo, comunque non vabbè. Partita qui tutto ha girato male. Qui tutto ha girato maledettamente male, quindi non posso. Vabbè, niente. E niente, questa è andata male. Questa è andata male. 5-3 in casa. Non ci voleva per niente. No, vabbè. No, allora, mi sono convinto con Radu in porta. Tutti complimenti. Ah, il giocatore del Mimitar. Vabbè. Poi dobbiamo migliorare. Vabbè. Il risultato deludente, siamo stati sfortunati. Ok, 3 domande, a posto. Allora, prima di chiudere, 2 cose. La prima è l'offerta per Holm. Offerta per Holm, no. No, no. Holm ci punto per il futuro. No, no, rifiuta proprio. La rifiuto già adesso, proprio non ci penso nemmeno.
per il futuro. Mentre il giocatore ci dice: Barbut, grazie a me mi rimessi in squadra, adesso che non stai giocando, vabbè, apprezzo il tuo impegno. Sì, 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 apprezzo tantissimo il tuo impegno. Detto questo, io faccio l'allenamento. Faccio questo allenamento insieme a tutto. Lei cresce molto lentamente. Skovgard, Kelly invece molto rapidamente. Ripano è arrivato, vabbè, l'ho visto prima, è arrivato a 70 overall. Mi sono convinto per Radu. Allora, trasferimenti, ab mercato. Mi sono convinto per Radu. Non arriverà adesso, ma l'anno prossimo arriverà e sarà un altro discorso. Allora, Radu. Ok, Radu e Agi. Allora, intanto Radu, fai 7.000 12.500, tu sei scemo, là c'ha 42.000 di ingaggio, se vuoi uscire quanto, vabbè. Allora, attuale prende 42 e accettiamo. Durata contratto 5 anni, rimani con noi. Lui dice 3, io gli dico 4, lui accetta, tutti felici e contenti. Ignoriamo causa rescissoria, gli chiede 26.000. Controfferta, rimuoviamo i bonus e avanziamo offerta. Aumenterà un pochetto, 29.000, perfetto, io accetto. Abbiamo il portiere l'anno prossimo. Jonut, Andrei, Radu. Ok. Bene, Jonut. Diciamo che per l'anno prossimo. Insomma, dei rinforzi stanno arrivando. Ok. Signori, allora io. Direi fermo qua per oggi. Diamo appuntamento alla prossima puntata. Questa serie su FIFA 20. Chiamata Sogno Rumeno. Partita è andata un po' così, però vabbè, ci può stare. Era una giornata di calcio, era una puntata questa soprattutto di calcio mercato. Diciamo, ci sta, la partita è proprio andata male, perché vabbè. Io adesso proverò, tanto comunque vedo che di gol ne prendo comunque a mai finire. Io provo a sto punto, perché per quel poco che ho fatto mi sono trovato decisamente meglio con certe impostazioni, ecco, per i terzini. Gli consentiamo di fare inserimenti e facciamo così, almeno magari così facciamo, perché insomma, come ho impostato quelle cose lì, ha cambiato tutto dal punto di vista dell'offensivo. Vitor Hugo si allontana, va a 45 punti, 6 punti di distacco. E non dobbiamo rimetterci a vincere. Dobbiamo rimetterci a vincere. Rimetterci in carreggiata. No, non voglio. Detto questo, signori, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.